E ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard. Buon anno ragazzuoli, come avete passato questo 31 dicembre? Spero tutto bene, stiate tutti quanti bene. Ma quest'oggi come celebrare questo inizio di nuovo anno su Supercard? Come sapete si è concluso, e sottolineerei anche finalmente si è concluso, l'ultimo evento, Last Man Standing di The Rock, signori. E un evento che aveva qualcosa di alieno veramente, perché se consideriamo la facilità con cui si affrontavano le battaglie nell'evento, e soltanto le battaglie, d'altro canto c'erano gli ostacoli che a un certo punto dovevi per forza tirar fuori tanti di quei soldi dalla fiera tasca che non riuscivi più ad andare avanti altrimenti. E questo evento alle lunghe funzionava proprio in questo modo, ragazzi. Era l'unica per andare avanti perché tutti potevano competere, quindi tutta la community a raggiungere le prime 10.000 posizioni, insomma, era roba. Ad ogni modo, siamo qua perché abbiamo comunque portato in tasca, portato a casa uno dei 10.000 The Rock in palio in questo evento. Ricompensa, risultato Last Man Standing. In posizione 6.465 abbiamo avuto questo fantastico The Rock di livello distruzione. Ed è anche la nostra prima carta distruzione di una potenza tale da essere più o meno come una carta distruzione pro. Quindi direi subito di mettercela in tasca, subito, e potenziarcela al 100%. E bam! Mamma mia, The Rock! 6.465 in classifica, questa è la nostra posizione. Sono veramente felice di aver portato a termine questo evento. È stata veramente dura, devastante, però con buona volontà, insomma, alla fine ce l'abbiamo fatta. È difficile, però spero comunque sia l'ultimo evento in questo modo. Spero si ritorni almeno alle vecchie Last Man Standing, più o meno, perché così è dura. Non è che mi sia piaciuto così tanto. Comunque, la nostra prima carta di istruzione ce l'abbiamo. E indovinate un po', ragazzoli, adesso ce la portiamo a livello massimo per poi vedere se tante volte riusciamo ad arrivare anche a livello neon e andarci a prendere la nostra freebie. Questo primo dell'anno, ragazzi, sarà veramente devastante, l'episodio più fiero dell'anno. Intanto direi andarci a spacchettare questi pacchi. Intanto abbiamo anche un pacchetto ritratto, 1000 crediti per prendere un'altra immagine di The Rock. Bella, 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 bella. Più una superstar da bestia a distruzione. Beh, a me non interessa al momento, però vabbè, andiamo comunque a prenderci il pacchetto quello. Comunque ci sono tutti quanti gli sconti per questo nuovo anno, quindi chi ha voglia di prendere un bel pacchetto, questo potrebbe essere il momento più buono dell'anno. Ma non stiamo qui a cincischiare, ragazzoli, andiamo direttamente a bloccare la carta intanto, perché se questa carta disgraziatamente la perdo, io penso che rinuncerò a giocare a Supercard per il resto della mia vita. Blocchiamola assolutamente e andiamo a dargli in tributo altre bellissime carte che abbiamo già pronte per lui. Direi di andare con carte colossi. Intanto con 5 ossi senza averle allenati, vediamo un po' intanto quanto arriviamo. 72 su 75. Forse con Asuka non al 100% ci arriviamo sicuramente. 75, obiettivo completato, Cavalieri al Neon, signori, abbiamo raggiunto il nuovo livello del deck. Sono veramente euforico in questo momento. 8 livelli migliori, livello Neon, signori. Andiamo a potenziarlo, forza e carisma. Sono 6 gettoni, questa cosa non la sapevo. Bene, hanno aumentato i gettoni sulle carte. Quindi forza carisma così a 6 e 6, mentre 3 le diamo alla velocità. Possiamo buildarlo in questo modo, ma va bene, dai, buildiamolo pure così e vediamo un'immagine fiera per il nostro The Rock. Una delle immagini più belle che abbiamo è quella della leggendaria della seconda stagione, che sarebbe questa qui. Una delle più belle, vediamo un po' com'è che ci sta. Last Man Standing, The Rock! Non è neanche male, questa sta bene su tutto, questa immagine, sinceramente. Mentre anche questa è molto bella, però non mi piace su questa tipologia di carta. Proviamo. Beh, sapete cosa? Mi sa che lascerò questa di The Rock leggendario stagione 2 per il momento, perché mi piace troppo. Finally! Abbiamo The Rock! Livello di istruzioni, parametri incredibili. Non al 100% perché ovviamente potrebbe arrivare ben oltre, però abbiamo una carta veramente potente. E direi a questo punto di andare a vedere in che livello siamo, cioè in quale livello del Neon siamo. Prendiamoci anche le ricompense della carriera. Siamo Neon quasi e mezzo e va benissimo, ragazzi, va benissimo, fidatevi. Io sono veramente felice di aver raggiunto questo obiettivo, anche perché adesso le cose cambieranno anche in Ring Domination. Possiamo finalmente arrivare a competere probabilmente per le carte quelle
quelle di istruzione. 450 crediti, e finalmente dopo questo evento abbiamo spesi circa 2000, quindi un pochino di gruzzoli in tasca ce l'abbiamo ancora, perfetto. E questi 500 crediti per il momento ce li teniamo per un prossimo evento, perché questa sera arriveranno ovviamente anche le prossime ricompense del mese di gennaio. E chissà se c'è qualcosa a proposito del Royal Rumble, potrebbe. Allora, andiamo ad aggiornare anche gli altri deck, ovviamente Road to Glory, Reign Domination e Last Man Standing, che è già aggiornato da sé, quindi andiamo comunque qui, siamo gotici più, ma poco è cambiato, mentre spero che sia cambiato in Reign Domination, e BAM! Neon, perfetto! Possiamo competere finalmente per le carte distruzione in Ring Domination. Ma signori, adesso è arrivato il grande momento di andare a giocarci un match in War, o più match, dipende, per andare a prenderci la nostra prima carta freebie Neon. Non abbiamo tantissime, però potremmo sperare. Di solito la nostra freebie è sempre stata una diva negli ultimi livelli che abbiamo superato, quindi se dovesse essere una diva spero che sia Bayley, che è l'unica che abbiamo e che abbiamo preso dalla scorsa Ring Domination. Signori, primo round concluso, andiamo in draft board e spacchiamo tutto. Wow, vediamo un po', abbiamo 4 carte, abbiamo la nuova draft board livello Neon e andiamo a spacchettare. Abbiamo Rusev, temperato, prossima, temperato ancora. Prossima ancora, abbiamo un'altra temperato e basta, dammi la Neon! Eccola, signori! Oh! Big E! Big E è la nostra freebie, signori! Freebie Neon Big E! E la metteremo da parte, signori! Questa è la nostra prima carta della draft board del nuovo livello. E subito al primo match mettiamo in tasca la nostra prima carta Neon. Non è pro, ok, però andrà comunque a competere probabilmente nei nostri deck. Direi di andarla a potenziare immediatamente. E eccola qua. Blocchiamo assolutamente anche questa carta e andiamo ad allenare. Harper Colosso, pro non al 100%, ma ce la butta lo stesso al massimo. Forza, resistenza, buildiamola in questo modo, e poi carisma, confermiamo, e questo è il nostro Big E Neon. Allora, andiamo a vedere gli altri deck, se con questo abbiamo aggiunto un altro poco di potenziale, non dico tantissimo. Per quanto riguarda la Road to Glory, sicuramente sì, ok. Ci manca soltanto l'ultima fila di Wrestler, SummerSlam 18 e poi li abbiamo tolti tutti quanti e poi ovviamente le dive. E le dive però, vabbè, resta il solito problema, ma vabbè. Qui però penso che rimaniamo tali più o meno. Eh sì, al momento rimaniamo in questo modo. Mentre Last Man Standing, per il momento questo è il deck. Va bene, signori. Direi che possiamo concludere qua questo bellissimo video. Abbiamo finalmente raggiunto un nuovo livello Neon e come inizio di quest'anno abbiamo veramente dei buoni propositi per raggiungere il livello di istruzione almeno prima di WrestleMania. Almeno quello spero proprio di sì, signori, perché tre volte siamo a rincorrere, ogni volta che arriviamo al deck massimo subito esce il nuovo tier, quindi spero comunque di arrivare il più presto possibile anche a distruzione e competere per le carte più forti del gioco. Per quanto riguarda camere fusione, palla di neve qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci manca ancora un altro pupazzetto, mi mancano però purtroppo le carte per fare l'altra fusione, quindi comunque ci rifaremo prossimamente in un prossimo video. E come al solito, ragazzi, se questo video vi è piaciuto dovete lasciare tanti like, seguite anche su Instagram, se non siete ancora iscritti al canale vi invito a iscrivervi, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi!